Velocissimamente, quale documentazione allegare riguardo alla nuova normativa sull'accessibilità e si riferisce soprattutto ai nuovi obiettivi di accessibilità che erano da pubblicare sul sito il 31 marzo? E questo secondo me, obiettivi di accessibilità, cosa si deve fare? Sì, allora c'è una circolare che è la 61 del 2013 che dà chiare indicazioni su cosa va pubblicato. Abbiamo fatto due modelli allegati alla circolare, un modello di autovalutazione che è l'allegato A che vi aiuta internamente all'amministrazione a valutare qual è lo stato di salute dell'accessibilità e quali sono eventualmente le possibilità di miglioramento che potete applicare, e il modello B che di fatto è un facsimile di come va redatto il documento per gli obiettivi. Ripeto, si parla in entrambi i casi di facsimile perché la legge non ha stabilito alcun specifico formato, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha voluto dare delle indicazioni a supporto, quindi non è necessario che sia nemmeno un documento PDF, può essere anche una pagina HTML nel sito che dice ad esempio che l'impegno della vostra amministrazione è di iniziare a produrre magari documenti direttamente accessibili a partire da metà dell'anno. Chiaro che trattandosi di obiettivi, allo scadere dell'anno vanno poi valutati internamente, anche in ambito di eventuali precarietà. Chi ha l'incarico di verificare che i siti della pubblica amministrazione siano effettivamente a norma di legge? Possiamo contare su DigitPA per il supporto necessario alla manutenzione e continuo miglioramento del proprio sito scolastico? Questa è la domanda, poi dopo. Allora, diciamo che per legge proprio chi verifica è l'Agenzia per l'Italia Digitale, cioè l'Agenzia per l'Italia Digitale eredita il compito che era del CNIPA, che è stato ereditato da DigitPA, sembra la canzone di Venne il gatto che si mangia il topo. C'è l'AIPA, sì, però diciamo che la legge dell'accessibilità è nata con il CNIPA, prima c'era effettivamente l'AIPA, quindi è una sorta di scatole che però effettivamente, diciamo, il decreto crescita ha dato espresso mandato alla nuova agenzia di occuparsi del tema dell'accessibilità. Quindi, come ho citato prima, farà sia il monitoraggio, sia però quello che sto cercando di fare dentro l'agenzia è proprio di dire creiamo uno sportello di supporto alle amministrazioni. Io ho proposto anche di coinvolgere le realtà locali, le regioni, le province, i comuni, perché effettivamente è inutile centralizzare eventuali opere di divulgazione, vanno stese nel territorio, vanno coinvolte quindi quantomeno le regioni, perché in ambito locale facciano quella che si chiama l'alfabetizzazione anche per la tematica dell'accessibilità. Pensando al discorso che si diceva prima dei documenti, nelle scuole il problema principale è proprio, nelle scuole ma anche nei comuni, nelle amministrazioni, proprio la generazione del documento. La battuta che faccio sempre è che nelle scuole c'è molta ICDL, cioè molti centri di formazione test, ma c'è poca ICDL, cioè poca conoscenza della generazione di documenti da parte di chi effettivamente deve produrli. È risposto penso anche alla successiva, che si proprio di valutare la volontà di un sito accessibile, una domanda un po' tecnica, possibile inserire? Allora, il protocollo di valutazione con l'aggiornamento dei requisiti c'è una metodologia che è leggermente differente rispetto a quella precedente. Anche lì stiamo lavorando per creare una sorta di griglia di valutazioni in modo da aiutare l'amministrazione stessa a poter valutare con una sorta di checklist i punti che si possono valutare, considerando sempre che l'accessibilità è anche test reale, non è soltanto una checklist vero o falso. Quindi ci possono essere dei casi in cui bisogna verificare effettivamente con alcune tecnologie alcuni punti di verifica che non saranno poi invece contenuti nella checklist ufficiale. Pensiamo ai documenti PDF ad esempio. Quanto conta a livello di accessibilità la validazione corretta del codice? Allora, come i nuovi requisiti, l'importante è che non venga tra virgolette bloccata il caricamento del contenuto tramite tecnologie assistive, ossia se eventuali errori di codice non bloccano l'interfacciamento con tecnologie assistive sono tollerati rispetto ai vecchi requisiti. Quindi diciamo la valutazione ha meno valenza rispetto all'accessibilità reale. Quindi teoricamente i frame si possono usare? Anche lì dipende, perché ci sono ad esempio alcune tipologie di contenuti che con alcune tipologie di tecnologie assistive l'iframe crea problemi. Pensiamo a NVDA, lo screen reader, quello gratuito, se
effettuate l'inserimento di un video con YouTube all'interno del vostro sito usando la tecnologia tramite elemento iframe, si blocca proprio, il lettore non riesce più ad andare avanti, violando quindi uno dei nuovi requisiti che è la non interferenza. Uno dei nuovi requisiti dice chiaramente che potete inserire anche oggetti che non sono direttamente accessibili, però questo non deve interferire nella navigazione dell'utente con tecnologia assistiva. Quindi questa è un'ottima notizia, perché l'accessibilità da una pura verifica quasi semi-automatica diventa qualcosa molto più di sostanza, mi sembra. Due parole ancora su una domanda che avevo raccolto prima di entrare, che è legata agli screen reader gratuiti open source che possono essere alternative a JAWS. Sì, allora, uno di quelli più utilizzati è NVDA. Il problema con tutte le tecnologie assistive, che è un po' quello che c'è con i browser, è che quando andremo a sviluppare siti web e servizi web dovremo testarli quantomeno con un paio di tecnologie. Non vengono specificate le versioni, anche qui si lascia il buon senso dello sviluppatore e dell'utente. È chiaro che difficilmente, pensando soltanto alla compatibilità grafica, si andrà a chiedere oggi come oggi la compatibilità con Explorer 5 o Explorer 6. Stessa cosa vale per le tecnologie assistive, quelle molto vecchie che contengono dei bachi, perché se ci prendiamoci conto, come ci sono bachi nei software, nei browser, ce li hanno anche le tecnologie assistive. Moltissime tecnologie assistive antecedenti al 2010 avevano forti problemi di dialogo con contenuti ad esempio interattivi, pensiamo ad Ajax. È chiaro che quando noi andremo a sviluppare un sito web dovremmo anche indicare, e questo verrà chiesto di essere indicato all'interno del rapporto di accessibilità una volta sviluppato il sito web, di indicare qual è il requisito minimo proprio anche di tecnologia assistiva che supporta tale tecnologia utilizzata. Siamo a Mario. Qual è lo stato attuale del processo di digitalizzazione delle API, in particolare degli istituti scolastici? Qualche numero? Sinceramente non lo so qual è lo stato attuale, cioè io conosco qualche scuola che ci sta provando, ecco, diciamo così. Conosco delle scuole che stanno provandoci, ma che stanno anche trovando delle soluzioni. Già stavo parlando prima con un collega dal quale andrò a visitare la sua soluzione, perché effettivamente finalmente ho trovato qualcuno da cui imparare. È effettivamente obbligatorio pubblicare sul sito della scuola l'individuazione per le nomine dei supplenti, dato che sono comunque inseriti nel sistema SIDI? Allora, il sistema SIDI intanto non è accessibile all'esterno, quindi non è pubblicità legale, non è trasparenza, non è nulla, è semplicemente una modalità di amministrazione delle informazioni. Quindi, ecco, per quanto riguarda invece la pubblicità sul sito web degli atti di nomina, è ovvio, bisogna ovviamente però tener conto di quanto della privacy, insomma. Cioè, allora, se voi avete presente un contratto con un supplente, con un incaricato a tempo determinato, voi troverete che su quel contratto c'è il nome della persona assente, quindi ovviamente quel contratto non lo possiamo pubblicare integralmente. Noi abbiamo trovato una soluzione intermedia, che è quella di creare un estratto da questo contratto per poterlo quindi pubblicare e dare la possibilità ai supplenti che aspirano a lavorare, diciamo, di verificare se noi stiamo lavorando bene o male, o se stiamo facendo nomine nel rispetto delle norme, insomma, ecco. Prego, no, nome della persona, del supplente per forza, il nome del supplente, il periodo di supplenza, la posizione in graduatoria, quale graduatoria, cioè le informazioni utili alla supplenza, non all'assenza, non certo l'assente, no, di sicuro, non dico neanche perché è lì a fare il supplente, cioè non scrivo che sostituisce una persona assente perché è ammalata, è lì a fare l'incaricato a tempo determinato, punto, dall'AL, ore, settimanali, materia o qualifica. Fine. Prego.